L'uscita degli Stati Uniti dal club della AAA scatena la lite tra democratici e repubblicani. Le parti politiche si sono rimpallate accuse sulla responsabilità della caduta nel giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's. Intanto il presidente Barack Obama, attraverso un comunicato della Casa Bianca, ha sottolineato la sua soddisfazione per la scelta del segretario del Tesoro Timothy Geithner di restare al proprio posto. La richiesta di dimissioni dell'artefice delle riforme economiche di Washington era giunta subito dopo l'annuncio dell'agenzia di notazione sabato. Quella che si prospetta intanto è sempre più una contrapposizione tra le autorità economiche di Washington e l'agenzia di rating, i cui vertici ancora ieri hanno difeso la propria scelta di fronte alle critiche del Tesoro americano.